amici di contatto, arriviamo a Nociara Inferiore per l'inaugurazione del pizzaiolo del presidente. A voi le immagini. Buonasera Enzo, augurissimi. Grazie, ciao, grazie. Come ti senti? Un po' emozionato. Emozionato, vero? Sei pronto? Sono pronto per questa bella impresa. Impresa, è una scommessa. Sì. Siamo pronti tutti, però restiamo in contatto, sì, e non vediamo l'ora di entrare. Contatto. Enzo, siamo prontissimi per tagliare il nastro, sì. Aprire le porte al pubblico di Nocera. Non ho parole. 4, 3, 2, 1. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Ed eccola qui la signora Loredana, la moglie di Enzo. Buonasera, e augurissimi. Grazie. Come si sente? Contenta. Arrivare anche qui a Nocera è importante. Eh sì, sono bellissimi attimi questi. Sono importantissimi attimi per noi. Attimi emozionanti. Sì. Va bene, noi ci salutiamo, però restiamo in contatto. Okay. Mi raccomando, contatto. Ed ecco qui, che bellissima stella, la figlia di Enzo, Martina, buonasera. Buonasera anche a te. Augurissimi innanzitutto. Auguri a papà e mamma, a Giovanni e Veronica per la nuova pizzeria del presidente. Sei contenta? Sì. Va bene, noi ci salutiamo, però restiamo in contatto. Contatto. E augurissimi anche al fidanzato di Mara, buonasera e benvenuto in contatto. Buonasera. Come stai? Tutto a posto. Sei contento per la tua famiglia? Sì, sono contentissimo perché questa pizzeria l'ho vista rinascere, l'ho vista giorno per giorno, vederla sempre ristrutturarla, diventata nuova, e oggi mi ritrovo vedendo così bella, sono veramente contento. Non c'è che dire, è una bellissima soddisfazione. Va bene, noi ci salutiamo, però restiamo sempre in contatto. 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 Augurissimi anche a Mara, la seconda figlia di Enzo. Buonasera e benvenuta in contatto. Buonasera. Come stai? Ti vedo emozionatissima. Emozionatissima. Noi non aspettavamo mai di arrivare anche a Salerno, perché ovviamente noi ne abbiamo una a Napoli. Non pensavamo mai di arrivare a Nocera da un amico di mio padre che voleva fare questa attività. Noi ci salutiamo, però restiamo sempre in contatto. E ad accompagnarmi in questa magica avventura, in questo evento esclusivo, il solo, l'unico, l'inimitabile, l'impeccabile, perché così ti definisco, Enzo Calabrese. Grazie mille, grazie a te, grazie a Contatto per aver accettato l'invito per questa serata inaugurale di questa grande avventura. Il pizzaiolo del presidente parzialmente si trasferisce con una nuova sede qui a Nocera Inferiore. È una bellissima novità, tantissime persone che sono accorse qui. Vero? Sì, molte persone, perché devo dire che era molto atteso questo evento e questa inaugurazione. Grazie anche all'avvocato Giovanni Castaldi e alla sua moglie Veronica, che insieme a Loredana e insieme ad Enzo hanno creato questa avventura. Quindi, però ci sono anche degli ospiti, degli artisti, vero? Sì, degli artisti, poi abbiamo la presenza delle istituzioni, con la presenza di Manlio Torquato, che è il sindaco di Nocera Inferiore, è arrivata l'associazione pasticceri con il suo presidente Sirica, l'associazione panificatori con Giuseppe Baino, tra poco avremo quelli dei pizzaioli, e qui sono tutti. Un grande mix per la riuscita di questo magnifico evento. Un magnifico evento, e come dicevo, la pizza STG, gustate sempre la STG, che è specialità tradizionale garantita ed è la vera pizza napoletana. Napoletana. Va bene, l'assaggeremo prestissimo. Tra poco. Va bene, noi ci salutiamo, però restiamo in contatto e ci vediamo. Becchiamo. Tra poco, ok. E con i pizzaioli a crop
Roberti, giusto? Giustissimo. Sì, per il presidente e solo per il presidente e ovviamente per Nocera, per tutti gli intervenuti e per gli amanti della pizza. Senti, posso darti del tuo nome? Ma sicuramente. Ah, dopo mi devi spiegare come fai perché voglio imparare, ok? Allora, questo è un'arte che non ha, diciamo, invidia, perché tutti la possono fare, dagli uomini alle donne, dai bambini alle persone anziane. Per questo chi vuole fare, noi siamo a disposizione con un'associazione che alla grande funziona a livello internazionale, noi siamo pronti per tutti quelli coloro che vogliono ovviamente esibirsi con la pizza, ma ovviamente anche mangiarla poi. Quindi buona a sapersi. E con il tuo collega, giovanissimo ma anche lui bravissimo, ciao, come ti chiami? Rodolfo. Perfetto, facciamo un saluto a tutti i telespettatori di contatto, avvicinate il vostro dito al mio se potete. Uno, due, tre, ciao contatto. Enzo, stavi raccontando una cosa molto molto carina, ce la puoi rispiegare? Sì, come no, in effetti parliamo della pizza fritta, che è nata ancora prima della pizza margherita storica, che la pizza fritta era proprio una sorta di prima finanziaria. Cosa significa? Che la gente andava a mangiare la pizza, andava a comprarla così, però non la pagava, la pagava a distanza di 8 giorni, ed era una continuità di questo. Quindi una grande fiducia, sì sì, è chiaro, sì, perché in effetti era un pranzo, come solitamente si dice oggi, il pranzo dei poveri, il più ricco con ingredienti maggiori, ma quello che costa di meno ancora oggi. La gente andava in questa pizzeria, prendeva la pizza, c'era una grande fiducia da parte naturalmente dei pizzaioli che concedevano la loro pizza gratis per il momento, poi pagata dopo 8 giorni, e questo avveniva sempre. Non so se oggi potrebbe essere la stessa cosa. Vabbè, comunque noi tra poco andiamo a mangiare. Eh sì, perché dopo tutte queste cose che ti ho detto mi viene la curiosità, fame. Viene. Eh sì. Ok, in bocca al lupo, buona pizza per te. Grazie anche a te. Accompagnarci in questo magnifico evento abbiamo Danny. Buonasera. Ciao, come stai? Tutto bene? Ah, io tutto bene, tu? Abbastanza, ci incontriamo spesso. Eh sì, guarda, già hai assaggiato qualcosa? Sì, no, un pezzettino, giusto perché sono ancora al lavoro, poi semmai più tardi degusteremo questa bellissima pizza del presidente, che secondo me sarà buonissima. Ma cosa ne pensi di questa pizzeria? Questa pizzeria secondo me è collocata in un buon posto, poi chiaramente una pizzeria nuova è molto bella, l'ho vista da poco, insomma, ma mi fa piacere, sicuramente ci vorrò anch'io, sicuramente, molto bella. La pizza che ti piace di più? Io preferisco sempre la pizza con prosciutto cotto sopra. Quindi anche una margherita, margherita volendo. Sì, sì, perfetto. Sì, va bene, allora dopo magari rubo uno spicchio da te, va bene? Benissimo, ci vediamo dopo. Salutiamo i telespettatori di contatto. Contatto. Quanta gente che c'è questa sera, Cacciali? Che cosa è successo? Stasera abbiamo portato, sperando, la pizza di Via Tribunali, quella del presidente di Via Tribunali, qua a Nocera. Un piccolo trasferimento? No, un grande trasferimento, è un punto di partenza. Ecco, come fai? Ti dividi? Che succede? Mi divido con i miei più stretti collaboratori e facciamo questa nuova grande avventura. Ma io devo chiedere, Giovanni, ma come nasce questa storia? Dimmi la verità. Allora, tu in effetti con Veronica, con tua moglie, sei stata da lui a mangiare la pizza e poi ti sei innamorato della sua pizza? Certamente, come se fosse stata una favola. È un rapporto che è iniziato come clienti e piano piano si è consolidato, è entrata stima, amicizia reciproca, e diciamo è quasi per gioco è nata questa scommessa. Ma da chi è partito? Da te o da Veronica principalmente? È da entrambi noi che volevamo, diciamo, fare questa attività, e abbiamo avuto la fortuna di aver trovato in Enzo un elemento di supporto validissimo. È inutile che qua sto a parlare di Enzo, insomma, che è la storia della pizza, e insieme abbiamo deciso di intraprendere questa bellissima avventura che speriamo ci regalerà tantissime soddisfazioni e che sia, diciamo, la partenza per un nuovo progetto che ci unisca per sempre. Veronica, tu quante volte mangi la pizza a settimana? Io anche 3 volte a settimana. 3 volte a settimana? Quale preferisci delle pizze? Quella là di Enzo. No, dico proprio, no, il tipo di pizza. Margherita, la margherita, classica. Ma, avvocato, tu lo sai una cosa, che la pizza napoletana, la fritta ancora di più, è stata la pizza che ha contribuito alla prima finanziaria del mondo? Sì, 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 sì. La pizza 8? La pizza 8. A te piace la pizza? Molto. La fritta? Tantissimo, è proprio un amore. 3 volte a settimana, Veronica. All'avvocato quanto, Giovanni? Io anche 4, però non lo facciamo sapere troppo. 4. Loredana, dove è stata tua moglie? Allora, lei mangia 3 volte, 4 volte, tu? 2 volte.
due volte. E tu? Una volta al giorno. Una volta tutti i giorni. E questo sarà sicuramente il grande successo del pizzaiolo del presidente, con Giovanni Castaldi, con Veronica, con Enzo Cacialli e con Loredana a Nocera Inferiore. In bocca al lupo. Allora nasce una nuova avventura a Nocera Inferiore con l'associazione Pizzaiolo Napoletane, con il pizzaiolo del presidente, ma ho un piacere enorme di avere qui con me Sabatino Sirica, presidente dell'associazione Pasticceri Napoletani, e Giuseppe Baino, associazione Panificatori Napoletani. Grazie per essere venuti. Grazie a te, grazie ad Enzo Cacialli che ci ha invitato. Non potevamo mancare a questa bella realtà che si affaccia a Nocera Inferiore. Spero in bocca al lupo per tutta la fortuna, per tutto quello che merito Enzo. Allora, lui ha portato una grande torta, naturalmente, associazione pasticceri. Invece Baino ha portato i taralli napoletani. E certo, non potevano mancare in una pizzeria tutta napoletana, fatta da un napoletano doc quale Enzo Cacialli. Allora, questa sera abbineremo pizza, taralli, birra, un po' di tutto. Sicuramente, credo che sia il top della napoletanità questo. Grazie a voi due, grazie mille. Cosa ne pensi di questa avventura che tuo fratello affronta? Credo che abbia avuto molto coraggio, perché insomma non è da tutti avere già un lavoro, essere molto impegnato con una professione libera e decidersi di buttarsi in un settore del tutto nuovo. Ma lui lo dice con molta modestia, dice che no, di questo non capisce proprio nulla. E io confermo la sua inesperienza. No, perché poi lui che è andato a mangiare la pizza da un pizzaiolo, poi diventa socio dello stesso, guarda, non è una cosa di tutti i giorni così. Assolutamente no, però... È una grande novità. Assolutamente. Senti, tu cosa ti occupi invece, che fai? Io lavoro per cooperazione allo sviluppo con la... Non ci direi anche niente tu, no, con la pizza, niente. Però ti dirò che anche io so pensato. Ah, pure tu? No, allora hai contagiato la famiglia. Ne apriamo un'altra a Bruxelles dove vive lei. Anche lei. Espanderci anche al di là dei confini dell'Italia. Allora, prendiamo un'altra pizzeria, che succede? Sì, vediamo. Come si chiamerà? Il presidente della Comunità Europea, perché sta a Bruxelles dove sta. La chiamiamo così proprio. La chiamiamo proprio così. Vediamo, magari porta fortuna. In bocca al lupo, grazie mille. Auguri Enzo, auguri Giovanni. Auguri Giovanni ed Enzo, un bacio. Auguri contatto. Tanti auguri. Auguri contatto. Auguri a Giovanni. Tanti auguri. Auguri. Auguri, auguri a tutti. Auguri al presidente. Auguri. Tanti auguri, veramente. Ciao contatto. Ciao contatto. Ciao contatto. Ciao contatto. Ciao contatto. Auguri, ciao contatto. Il pizzaiolo del presidente number one, detto in napoletano numero uno.